commenti, perché sono paesi in piena Unione Europea e quindi compliant con le direttive, eccetera, eccetera, le regole della Commissione, dell'Ecofin, eccetera, eccetera, però poi ci sono degli spiragli e delle agevolazioni assolutamente trasparenti e Portogallo è una di queste. Devo dire, è un paese con cui ultimamente stiamo lavorando tantissimo, sia per italiani che per non italiani, quindi ci occupiamo di trasferimenti di residenza fiscale e di ristrutturazioni di business che possono essere digitali piuttosto che invece il classico business offline, perché oggi in realtà poi di completamente non online non è rimasto praticamente quasi niente, insomma, per